Se hai un'impresa artigiana, il Fondo Artigianato Formazione ti aiuterà a farla crescere, offrendo ai tuoi dipendenti formazione continua e nuovi stimoli professionali. Aderire non costa niente. Informati perché se crescono le persone, cresce l'impresa! Informati al Fondo Artigianato Articolazione delle Marche, in via Primo Maggio 142C, Ancona, telefono 071 29 00 981, fax 071 29 16 286. Benvenuti a CGL Marche Informa. In questa puntata, il commissario sospende le lezioni, studenti e insegnanti occupano l'Istituto Musicale Pergolesi di Ancona. Ancora tagli sul trasporto pubblico locale, a rischio servizi e posti di lavoro. Tempo scaduto, il presidio dei pensionati delle Marche davanti alle prefetture. Doppia manifestazione ad Ancona sotto il Palazzo della Regione, gli studenti e gli operatori della sanità privata. La loro musica ha riscaldato per un po' la gelida mattinata del centro di Ancona. Sono gli studenti del Pergolesi che hanno cercato di sensibilizzare la città esibendosi in un flash mob in quello che sanno fare meglio, ovvero suonare, anche se il futuro dell'istituto musicale pare segnato, con l'anno accademico che nemmeno potrebbe cominciare, con risorse che non ci sono più per pagare professori e dipendenti, con un commissario che ha sospeso le lezioni, ma con alunni, insegnanti e genitori che hanno deciso di continuare lo stesso, proclamando l'occupazione. Noi andiamo avanti ad oltranza finché non abbiamo le risposte che chiediamo. Noi chiediamo che il Ministero ci dica se è legittimo che il commissario dica che in questa scuola si sospendono le lezioni. Stiamo difendendo tutti quanti una scuola pubblica e questo ci dà molto orgoglio. Per noi è andata bene, bisogna dire. Abbiamo improntato questa occupazione, quindi abbiamo improvvisato, abbiamo un attimo pensato a come progettare questi giorni di occupazione. E abbiamo, diciamo, stilato un programmino interno, però sempre aperto anche agli esterni. Faremo attività di cineforum, musica, improvvisazione e sabato si pensa a un concerto un po' più confezionato per il pubblico anche esterno. Rischiamo seriamente di perdere l'anno accademico, quindi la rabbia penso che sia, più che rabbia, diciamo che siamo in balia dell'incertezza perché non sappiamo quest'anno come andrà a finire. Sabato pomeriggio gli studenti hanno organizzato una conferenza stampa nella quale racconteranno loro le proprie esperienze e di come l'iscrizione a un istituto musicale sia parecchio influenzata dalla conoscenza e dal rapporto quasi simbiotico che si instaura tra alunno e insegnante. Molti studenti scelgono un particolare conservatorio o ex pareggiato che sia, cioè il luogo dove si studia musica e si fa, perché seguono un insegnante che hanno conosciuto prima, di cui hanno sentito parlare, insomma c'è un rapporto strettissimo, allievo, insegnante, insegnante, allievo. Ancora tagli sul trasporto pubblico locale, nelle Marche, a rischio i servizi per gli utenti e circa 150 posti di lavoro, la Filt CGL regionale lancia l'allarme. La situazione sta diventando drammatica perché già lo scorso anno c'è stato un taglio del 5% che ha significato la perdita di grandissimi servizi, oltre 2 milioni di chilometri. Quest'anno il taglio è addirittura più che raddoppiato e quindi noi temiamo davvero una distruzione del trasporto pubblico locale. Capiamo i problemi di bilancio della regione che è un dato di fatto, però questo credo che sia un settore che non merita appunto un taglio di questa portata. In pratica i cittadini marchigiani dovranno fare a meno di circa 4 milioni di chilometri, temo che se ne andranno praticamente tutti i servizi domenicali, ma anche quelli giornalieri che già soffrono rispetto al taglio dell'anno scorso e quindi diventerà una cosa davvero insostenibile. E senza dimenticare che dai conti che abbiamo fatto circa 140-150 lavoratori del settore rischiano il posto di lavoro. Interventi concreti e urgenti a sostegno dei redditi dei pensionati è quanto hanno chiesto le tre sigle sindacali con la manifestazione nazionale del 7 dicembre con presidi sotto le prefetture anche nelle città capoluogo di provincia nelle Marche. Presidi per protestare contro l'approvazione della legge di stabilità, la legge finanziaria che in pratica fa dei tagli anche ai pensionati, in particolare sulle questioni delle la rivalutazione delle pensioni che già è stato bloccato, sulle questioni che riguardano lo Stato sociale, sui problemi che riguardano anche l'assetto e la tenuta della coesione sociale, quindi dello Stato sociale nel nostro Paese. Il fondo
della non autosufficienza che non è stato rifinanziato. Quindi noi tutte queste cose vogliamo portare al tavolo del Ministero, sapendo anche le difficoltà di questi giorni rispetto all'assetto complessivo anche del governo. Settimana calda dal punto di vista delle mobilitazioni, doppia manifestazione con gli studenti e gli operatori della sanità privata lo scorso martedì 11 dicembre sotto il Palazzo della Regione Marche. Infermieri e operatori di strutture private hanno scioperato contro il nuovo contratto Aris che prevede l'aumento dell'orario di lavoro e l'abbassamento dello stipendio per i giovani assunti e contro il ritardo dei rinnovi contrattuali. Il rinnovo contrattuale che è fermo al 2006-2007, noi vogliamo anche il rinnovo 2008-2009 e per protestare contro il tentativo di Aris, Associazione Religiosa Italiana Strutture Sociosanitarie, di introdurre un nuovo contratto di lavoro che noi non abbiamo sottoscritto, che prevede l'aumento da 36 a 38 ore per tutti i lavoratori a parità di stipendio e prevede invece per i nuovi assunti giovani un abbassamento dello stipendio di circa 300 euro. Le situazioni più delicate, quelle del Santo Stefano e di Villa Igea di Ancona. Un contratto a ribasso con un aumento dell'orario di lavoro. Quindi capite bene che dopo 5 anni, con la perdita del potere d'acquisto della moneta, pensiamo solo alla benzina per dirne una, ecco, noi ci troviamo in queste condizioni, a dover lavorare 2 ore in più e a dover prendere uno stipendio più basso, secondo l'Aris. Abbiamo una situazione di un laboratorio analisi che deve essere esternalizzato, siamo arrivati alla conclusione di un progetto, di una situazione che è iniziata un anno fa e che adesso si sta concludendo, con due avvisi di licenziamento. Sotto il Palazzo della Regione anche i giovani della rete degli studenti medi dopo il corteo per la manifestazione regionale per le vie di Ancona con lo slogan «Occupiamo il presente e riprendiamoci il futuro». Con il sostegno della FLC-CGL delle Marche gli studenti hanno chiesto interventi sul diritto allo studio e relativi all'edilizia scolastica per una maggiore sicurezza delle scuole. Abbiamo deciso di concludere appunto il nostro autunno con questa manifestazione regionale, incanalando la forza degli studenti in Ancona per andare a iniziare una discussione con la Regione Marche, che fino ad oggi non c'è mai stata con gli studenti, per ottenere delle rivendicazioni che portiamo avanti, come ad esempio l'edilizia scolastica. In tutte le scuole marchigiane ci sono state occupazioni e autogestioni. Gli studenti hanno preso consapevolezza e hanno capito che sono loro a dover riprendersi il futuro. Per questa puntata è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci. Se hai un'impresa artigiana, il Fondo Artigianato Formazione ti aiuterà a farla crescere, offrendo ai tuoi dipendenti formazione continua e nuovi stimoli professionali. Aderire non costa niente. Informati perché se crescono le persone, cresce l'impresa. Informati al Fondo Artigianato Articolazione delle Marche in via Primo Maggio 142C Ancona, telefono 071 29 00 981, fax 071 29 16 286.